vorrei sapere se l'hai scelto anche perché dentro questo episodio ci sono le tracce delle tragedie greche, cioè proprio l'idea della tragedia. Parliamo di una sorta di nuova Medea, e anche un po' la tragedia shakespeariana di Titus, perché questo carne dei figli che viene macellata e data in pasto al marito, quindi siamo in vera e propria tragedia fra quella greca e quella shakespeariana. Quindi è normale che bisogna smetterla con la morte di Orlando e la morte di Rinaldo e la morte di qualcun altro. C'è sempre, è un continuo funerale l'opera di Pupi. Ora questa storia non è che cambia di tanto, però quantomeno mostrare tutto il ciclo dell'opera di Pupi. Perché soffermarsi la battaglia di Roncisvalle, la pazzia di Orlando, l'arrivo di Angelica a Parigi, Ruggero dall'Aquila Bianca, cioè è così vasta la storia dell'opera di Pupi, perché non mostriamo le altre storie? Cioè, così belle, c'è l'amore di Brandimarte e Fior di Ligi, che è bellissima, io spero un giorno di poterla mettere in scena, c'è gli amori di Ruggero e Bradamante, un'altra bellissima storia d'amore, e quindi perché oggi mostrare già la fine? Cioè perché mostrare oggi già la morte di Orlando? Io ancora non me la sento di portare in scena la morte di Orlando, non so, una specie di convinzione che per me è come se rappresentasse la fine di qualcosa, di un mio percorso, e siccome ancora devo partire, non sono ancora partito, devo prima mostrare tutto il resto, e quindi anche questo fa parte.